nell'incontro dedicato alle beatitudini avremo ospite un artista molto conosciuto a livello nazionale e internazionale, che è Emilio Isgrò, che ha scelto quale beatitudine la mitezza, beati miti perché erediteranno la terra, e sarà l'occasione per capire come l'arte può essere una consolazione in un mondo dominato non dalla mitezza in realtà, ma dalla violenza, dal sopruso, dalla mancanza di attenzione verso gli altri. Emilio Isgrò è stato negli anni 70 un protagonista della poesia visiva, e quindi una delle sue caratteristiche è proprio quella di aver lavorato attorno al linguaggio, e sappiamo quanto il linguaggio può essere violento e anche pericoloso in una società dominata da una comunicazione non sempre controllabile, soprattutto da quando internet e i social portano le parole senza controllo nelle case di tutti. La scelta, come tutte le scelte, è stata determinata un po' dalla volontà, un po' dal caso. Per esclusioni, andando per esclusione, per via di esclusione, io e la professoressa Di Raddo abbiamo convenuto che il tema della mitezza era un tema da toccare in questo momento, specialmente provenendo da un mondo dell'arte che è diventato un universo di aggressività, soprattutto aggressività mediatico-mercantile più che intellettuale. Ora io penso che un'arte esercitata secondo i canoni del rispetto altrui e dunque di una certa mitezza nei comportamenti potrebbe far crescere il mondo nel quale viviamo più di un'arte eminentemente aggressiva che gareggia con le armi per farsi sentire. Ora, le arti sono un'alternativa alle armi. Dove c'è arte c'è cultura, non c'è guerra. Dove c'è guerra non c'è cultura. Quindi l'appello alla mitezza è un appello a quelle ragioni dei comportamenti umani che possono ricondurci a una visione del mondo realmente creativa e non distruttiva.